Ragazze, non so se lo sapete, ma io adoro la pioggia, c'è proprio una cosa che adoro. Infatti, scusate se parlo a bassa voce, ma Fabio dorme. Infatti, in questo periodo, quando magari la sera un po' siamo un po' tutti impauriti, è una cosa che faccio. In realtà, la prima volta me l'ha fatto Fabio, perché una sera non riuscivo a addormentarmi perché ero un po' in ansia. E lui sa quanto io adoro il temporale. E allora mi ha messo su Alexa i rumori del temporale ed è diverse sere che mi addormento con questo sfondo e mi rilassa molto veramente, chiudo gli occhi, penso di essere magari, non lo so, in una baita, i nostri giretti, e mi rilassa tanto. Ho sempre adorato la pioggia, quindi adesso mi metto un pochettino qui nel letto, tanto adesso arriverà Lolita. Ho già fatto colazione, scusate la faccia, ma non ho voglia di truccarmi. Dopo mi sistemerò un pochettino, mi metto qua, che ci sono le travi e il tetto e sento tutto il rumore della pioggia. Adoro. Allora ragazze, mi sto truccando pochissimo, giusto per stare in casa e non spaventare Lolita e Fabio e darmi un attimo una parvenza. Volevo farvi vedere questi due prodottini. Allora, li ho comprati insieme lo stesso giorno, stupidamente. Sono molto simili. Allora, questo è di Nabla, ne ho sentito parlare tantissimo, benissimo. È il close up, il prezzo non me lo ricordo, credo sui 12 euro. Una cifra del genere. E questo è il colore, è light peach, e questo di Revlon è il C4. Sono prodotti molto simili, questo è un pochettino più chiaro, forse troppo chiaro, questo invece come colorazione va bene. Il problema di questo prodotto, fatemi sapere se anche voi avete lo stesso problema, è che è troppo corposo, mi segna tantissimo il contorno occhi, per quanto io, cioè, non è che abbia, sì, ma non, cioè, me lo peggiora in sostanza. Cos'è che ho qua? Vabbè. E, cioè, ho letto di usarne pochissimo. Io ho anche usato pochissimo. Mi segna tantissimo. Quindi, cioè, guardate, è nuovo. Mi spiace non utilizzarlo. E quindi voglio trovare un sistema per utilizzarlo. Mentre uno che mi sento tantissimo di consigliarvi è quello di MAC. Che adesso qua non ho il prodotto. E questo qua di Kiko. Questo qui lo adoro. Solo che ce n'è dentro pochissimo. Questo è 3,5. Questo. Quanto è questo prodotto? 4. Vabbè, neanche tanto. Oppure, se forse è solamente la grandezza. Questo ve lo consiglio tantissimo. Il problema è che quando il prodotto arriva qui sotto non si riesce più a utilizzare. Ed è un peccato. Però vabbè, questo lo tengo da parte perché mi piace. Però vorrei trovare il modo di utilizzare. L'unico modo che ho trovato per utilizzarlo è questo. Vado a mischiare, come si può fare anche con una crema viso, ma visto che vorrei finire anche questo qui, che è un contorno occhi della Darphin, ne metto, vedete, è un contorno occhi colorato, però secondo me si può utilizzare anche la crema normalissima, e vado a mettere questo, perché molto spesso adesso mi trucco solamente mettendo il correttore nei punti. Allora vado a prendere questa BD Blender qui piccolina, mischio e lo vado ad applicare così. Il profumo è ottimo, veramente buonissimo. Il problema secondo me di questo prodotto è la consistenza.
essere così. Diciamo che così mi segna meno e riesco a utilizzarlo. È solamente un consiglio per se avete prodotti similari da finire, perché cioè, non ve lo, io personalmente non lo ricomprerò e non mi ci trovo bene. Vi sto consigliando questo modo per utilizzarlo e basta. E niente, metto un pochettino di blush, ve lo faccio vedere tanto. Le sopracciglia non le faccio nemmeno perché tanto sugli occhiali non metto neanche il mascara, metto solamente un po' di correttore e un pochettino di blush, per il resto non faccio nient'altro, e darmi un pochettino di grinta. Come blush sto anche qui variando perché sennò il mio preferito in assoluto, che praticamente al buco, è questo qua. Cioè, ho utilizzato per un anno solo questo in sostanza, ed è il Sweet as a Cocoa di MAC. Cioè, guardate, al buco. Cioè, in un anno ho utilizzato solo lui, quindi sto cercando di utilizzare altro. Utilizzo questo che in realtà è una terra di Astra, che io poi in realtà, vedete, utilizzo come se fosse un blush. Io amo questi colori qua, un po' mattone. Vedo che mi valorizzano, non lo so, io mi ci trovo bene solo con queste colorazioni. Un altro che mi piace, che ho preso da poco, perché una mia collega di lavoro è la rappresentatrice non so, di questa marca qua comunque. Niente, per curiosità ho 12 euro forse. Ho preso questo blush che non è male. Un pochettino più sul rosino. Non è male, però all'interno dei glitterini, quindi è molto luminoso. Vado a metterlo sopra. Beh, dà quel riflesso un po' rosa. Non so se riuscite a vederlo. Vedete? Ha dato un pochettino di rosa, non è male, così e basta. Quindi adesso ho finito, vado giù a magari mangiare qualcosa. Buongiorno. Allora, come vi ho anticipato, vlog estemporanei così. Allora, sono le 3, non abbiamo neanche ancora cambiato l'ora dell'orologio. Ho fatto colazione tardi, però vorrei adesso piano piano preparo qualcosa così per le 4 mangiamo. Abbiamo orari totalmente sballati, vi volevo far vedere una situazione imbarazzante. Il nostro frigo, cioè questa è la situazione. Frigo, cioè veramente triste.
E la spesa ce la consegnano sabato e oggi è mercoledì, quindi tenendo conto che questo riso qui è per Loli perché ho finito le crocchette di Loli e ho cercato in tutti i modi di ordinarle, ma vabbè, qua c'è una marmellata, c'è le uova, formaggio, questo è vuoto, lì c'è un pezzo di salame di Fabio, mi sono rimasti gli asparagi, cipolle e patate di verdura. Come congelato la situazione non è migliore. E non è una cosa, cioè, finta. Cioè, ho un paio, tra l'altro devo appena svuoto tutto, pulisco bene. Ho del liquore che fa la mamma di Fabio. Premolo, mezzo minestrone e un pochettino di spinaci. Lì ho un fungo congelato che ha preso mio papà. E poi ci sono dentro proprio letteralmente 5 cozze. E farò qualcosa, non lo so. E questa è la situazione. Quindi, vabbè, queste cose le ho appena tirate dal frigo. L'idea è fare questo. Faccio praticamente un ragù di soia perché comunque ho della soia granulare. Quindi l'idea è fare quello. Così utilizzo questa passata qui che è aperta e così almeno la utilizzo. E per quanto riguarda lo scatolame, ho 3 scatole di piselli, 2 di fagioli, 2 minestre pronte. E ho un cotechino di un pacco di Natale che a questo punto direi che credo che sarà la cena di Fabio di questa sera. Perché ovviamente non ho più carne, non ho più niente. Comunque, vabbè, siamo tranquilli, non moriamo di fame, una soluzione la troviamo. Io abito in un paese disperso, quindi non ci sono consegne a casa, cioè nessuno ci consegna cibo a casa, a parte la pizza. E basta, ma comunque siamo tranquilli. E sabato ci consegnano la spesa di Esselunga, il spesone che ho già fatto, credo 2 settimane fa, no, se non 2 settimane, comunque 12-13 giorni fa. Quindi 2 settimane. Niente, allora faccio questo ragù, che ho proprio voglia di pasta.
Allora, ragazzi, abbiamo pranzato già da un'oretta e adesso sono qua sul divano in relax. Ci guardiamo un po' di film. E, allora, vi sento di consigliarvi come serie Ozark. Non top, 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 ma non è male. Sto guardando Toy Boy, che non è male, non l'ho ancora finita. Vedo che c'è stato un boom di serie spagnole dopo La Casa di Carta. Aspetto con ansia La Casa di Carta. E poi ho visto, sempre stile spagnolo, Elite. Elite molto bello, mi è piaciuto molto. E niente, adesso stiamo guardando un film con i supereroi, come si chiama? Justice League. Che Fabio sta facendo tutte le valutazioni tra la differenza tra la Marvel e la DC. E poi mi ha detto che vuole vedere It. E se non sbaglio, Capitan America. Bel pomeriggio interessante. Vabbè, dobbiamo supportare gli uomini. E niente, ridendo e scherzando, ho sentito che in Cina, dopo la fine della quarantena, ci sono stati un sacco di divorzi. E credo che se tu passi la quarantena con una... cioè, secondo me questo è il momento dove capisci la relazione. Tipo, io credo che sono tipo le settimane dove stiamo meglio in assoluto, perché abbiamo veramente tempo per noi. Cioè, sento proprio, cioè, che stiamo proprio bene. E niente, quindi nel male si scoprono tante cose. Abbiamo tempo anche per riflettere su noi stessi. Niente, chiudo qua questo vlog, così monto le clip che ho registrato in questi giorni e poi andrò avanti, farò così, registro un pochettino, quando ho abbastanza materiale lo monto e niente, mi scuso se non ha un senso logico, comunque sono spezzettoni così, ma essendo che siamo a casa non è che faccio moltissimo e quindi se vi fa piacere io continuo, se a voi non... però ho visto molti messaggi anche sul video precedente che siete sempre super 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 carine, quindi vi ringrazio. Quindi voi mi fate compagnia e io spero di fare un pochettino a voi. Perché io guardo un sacco, sto guardando in questo periodo avere un sacco di video su YouTube, perché mi fanno veramente un sacco di compagnia per non guardare sempre TV, TV, TV. E niente, vi mando un enorme bacio. Ciao!